Ciao ragazzi, ben ritrovati. In questo video rispondo a tre domande più una che mi sono state fatte nel box di Instagram che ho messo qualche giorno fa. È un po' che non ci sentiamo, dopo la sconfitta contro la Lazio sono stato abbastanza affaccendato, ma torno su tre argomenti inerenti al Toro più uno extra Toro, vi rispondo qua e magari ci confrontiamo nei commenti. Prima di cominciare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campana degli aggiornamenti e di lasciare un like al video. Se volete potete seguirmi anche sui miei canali social che vi lascio in descrizione, X, Instagram e quant'altro, aggiungetemi anche lì. Senza perdere troppo tempo parto con la domanda più, diciamo, cronologicamente recente che mi è arrivata. Come sapete ieri è stata presentata ufficialmente la terza maglia per questa stagione 2024-2025 e mi è stato chiesto banalmente che cosa ne penso. Parto col fare una considerazione sul fatto che sostanzialmente si è arrivati a ottobre inoltrato a presentare questa terza maglia. Una cosa abbastanza inusuale, non so se io ma ecco cosa abbia fatto con le altre società che sponsorizza. So che questo, tra virgolette, problema, se così vogliamo definirlo, lo ha avuto anche l'Atalanta. Ora il Toro ha questa terza maglia, una terza maglia che si presenta con un diciamo colore di fondo rosa molto, molto chiaro, quasi un rosso che sfuma sul bianco, con lo sponsor principale Suzuki e il Toro sul petto, il simbolo Yoma, scuri, grigio scuro, tendenti al nero, solito pataccone JD sulla manica sinistra, beretta più sfumato in alto a destra, ad altezza, diciamo, petto, e come particolari ci sono questi spruzzi granata, mi verrebbe da definirli, su tutta la maglia, quasi come un pennello che tira vernice granata su un muro più chiaro. Colletto e rifiniture sono bianche granata, molto carine. Voto complessivo direi un più che sufficiente. Diciamo che secondo me la terza maglia dell'anno scorso era veramente bella, infatti ho fatto veramente il diavolo a quattro per acquistarla. Questa ha un suo perché. Va detto che ormai da anni le terze maglie o piacciono o non piacciono. Sicuramente questa è da collezione, quindi la acquisterò. Diciamo che si poteva fare qualcosina meglio, ma si poteva fare anche di peggio. Sono tra l'altro curioso di vedere quando la indosseremo, perché appunto è un abbinamento di colori che poi in campo va anche valutato. Però ecco, diciamo che l'idea non è malvagia, posto che poi sia per tempistiche che per offerta di prodotti, io spero sempre che il Toro vada verso una separazione con Yoma e possa trovare un nuovo sponsor tecnico quanto prima. Mi hanno detto per vie traverse che ci si sta lavorando. Tra l'altro, ecco, e passo alla seconda domanda, mi è stato chiesto, sempre su Instagram, che cosa ne penso del rientro di Vlasic e come può implementarsi al 3-5-2 di Vanoli. Ma secondo me un piccolo input lo abbiamo avuto dalla partita contro la Lazio, perché quando Vlasic è entrato sostanzialmente nel ruolo di mezzala destra. Una mezzala destra che va a incastonarsi appunto in un centrocampo a tre con un mediano e una mezzala sinistra, e a questo punto mi viene da pensare che nella testa del mister, con un reparto 100% fisicamente a posto, il trio titolare possa essere composto da Ricci, Ilic e appunto Vlasic. Resterebbe da capire il tema incontrista, o comunque quello che in gergo viene definito il mediano che fa filtro, quindi un giocatore più fisico, anche magari meno tecnico, ma che riesca a spezzare i ritmi di gioco avversari e riesca a dare in fase di contenimento un aiuto alla difesa. Con un trio di centrocampo così sostanzialmente non ce l'hai. Poi Ricci davanti alla difesa bisognerebbe capire se riesce ancora a dare quell'apporto in fase d'attacco che sta dando negli ultimi mesi, quindi proiettandosi spesso e arrivando al tiro, buttandosi nello spazio. Però ecco, per me Vlasic recuperato al 100% è un giocatore imprescindibile, davvero tanto 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 importante, per cui credo che nelle gerarchie di Vanoli venga considerato titolare, per cui secondo me prima o poi andremo a finire lì, un centrocampo con Vlasic, Ricci e Ilic. In palleggio
è un centrocampo forte, fisicamente secondo me può concedere qualcosa, per quanto Ilic non sia messo affatto male, se parliamo di struttura fisica, ha un play che è Ricci e alla fine hai anche i ricambi, perché hai Linetti Tamez quando la partita si mette in un certo modo, hai Gineitis che può fare la mezzala sinistra al posto di Ilic, e per me il backup di Vlasic è Ciamaglichella, che speravo di vedere con un po' di minutaggi in questa prima parte di stagione. Terza domanda, mi è stato chiesto se secondo me c'è un'ipotetica possibilità che il Torino prossimamente passi a Red Bull. Allora, partiamo dal presupposto che se mai dovesse accadere questa cosa, ce ne accorgeremo quando sarà accaduta. È molto difficile che certo tipo di trattative portate avanti da certo tipo di aziende multinazionali, nel caso come Red Bull, escano allo scoperto. Quindi non fidatevi dei soliti insider, di quelli che vogliono soltanto fare il male del toro, alimentando voci che non hanno assolutamente riscontri, per dare ancora più contro alla società attuale. Ma al di là di questo, perché si è tornato a parlare di Red Bull? Perché circa un mese fa, durante le conferenze stampa del Toro, in quelle delle partite diciamo che precedono l'impegno all'Olimpico Grande Torino, sul tavolo della sala stampa sono comparse delle lattine di questa famosa marca di energy drink, e poi, come vi avevo anche forse anticipato in un video, il Toro ha stretto una sponsorizzazione con Red Bull che verserà nelle casse del club circa 1,5 milioni di euro, da cosa mi è stato detto, e appunto sarà l'unica partnership che la multinazionale austriaca ha in Italia. Quindi si è pensato che un domani magari possa aumentare questa tipologia di partecipazione e ci possa essere un subentro all'attuale proprietà. Io non so cosa e se ci sia qualcosa di vero, posso solo dire che un'eventualità come questa mi trova ovviamente assolutamente favorevole. Più in generale, io sono assolutamente favorevole a ogni cambio di società che comporti in entrata o un fondo di investimento o una multinazionale. Non voglio più proprietari italiani, non mi interessa la classica società a conduzione familiare, perché se vogliamo pensare di crescere significa che bisogna migliorare la situazione attuale. La situazione attuale non si migliora con altri imprenditori italiani, ma questo non lo dico io, lo dimostra il panorama calcistico italiano. Lo dimostra il panorama calcistico italiano. Gli imprenditori italiani, unica eccezione l'Atalanta, perché già vi anticipo, qualcuno mi scriverà sì, ma l'Atalanta con Percassi, a parte che è l'eccezione che conferma la regola, prova ne sia che si cita sempre l'Atalanta e mai qualcun altro, ma poi negli ultimi anni anche Percassi ha dovuto chiedere aiuto, e infatti all'interno dell'Atalanta, con una quota bella cicciona, bella sostanziosa, è subentrato Steven Pagliuca, che non sto neanche a dirvi chi è, fatevi una ricerca su Google, guardate qual è il suo patrimonio e il ruolo che ha negli Stati Uniti d'America. Quindi io non so se ci sia qualcosa di vero tra Toro, Red Bull, Cairo, un ipotetico passaggio societario, ma vi posso dire che sono assolutamente favorevole. Poi magari parliamo anche del tema logo, stemma, cambi colori, eccetera. Venendo alla domanda extra Toro, mi è stato chiesto un breve commento sulle italiane in Champions League in questa giornata qua. Allora, io premetto che non ho visto la partita dell'Inter, perché era quella delle quattro che secondo me era più scontata, e infatti così è stato, l'Inter ha battuto 4-0 la Stella Rossa, ma ce lo si aspettava, se lo aspettava anche Inzaghi, ho visto la formazione che ha messo in campo all'inizio, insomma, ordinaria amministrazione. Per quanto riguarda la Juve, gran rimonta, secondo me abbastanza episodica, però comunque gran rimonta in quel di Lipsia, dove si è messo in mostra un Benjamin Sesko straordinario. Per me questo ragazzo è destinato a dominare il calcio mondiale nei prossimi anni, però una Juve che ha dimostrato carattere, che ha dimostrato idee, che non si è snaturata nonostante l'inferiorità numerica, e alla fine ha trovato anche gli episodi per andarla a vincere, e quindi tanto di cappello a Thiago Motta. So che non vogliamo dirlo e non vogliamo ammetterlo, ma tanto di cappello al nuovo tecnico bianco-nero. Per quanto riguarda il Milan, ho sentito tanti ragionamenti sul Milan che è stato sfortunato e che esce con onore, eccetera eccetera. Oh raga,
il Bayer Leverkusen avrà avuto 10 occasioni da gol, ha vinto 1-0 su quell'episodio sul gol di Boniface, ma Maignan ha preso di tutto, ha preso veramente di tutto, sia nel primo che nel secondo tempo, poi pali, traverse, il Milan sì ha avuto anche delle occasioni, nel secondo tempo forse poteva impostare un pochino meglio il match, che comunque è stato preparato bene a livello tattico da Fonseca, ma capisco anche che affrontare Leverkusen non sia semplice, perché è una squadra che sa palleggiare bene ma sa anche giocare in transizione, quindi è un po' difficile riuscire a giocare sull'avversario, e il Milan ha avuto molta difficoltà a farlo. Ha tantissimi giocatori forti, Wirtz, Boniface, Grimaldo, Frimpong, eccetera eccetera, però ecco, dire che il Milan avrebbe meritato qualcosina in più mi sembra abbastanza azzardato, fermo restando che come prestazione complessiva ci sta, puoi anche perdere a Leverkusen, ma è una sconfitta che secondo me non grida poi così tanto scandalo. Per quanto riguarda invece Atalanta e Bologna, l'Atalanta ha passeggiato sullo Shakhtar, nettamente superiore, quindi c'è poco da aggiungere. Bologna ha fatto una buona partita, Liverpool ha avuto diverse occasioni da gol su 1-0, poi Salah si è inventato quell'Eurogol e ha chiuso il match. D'altronde la differenza tra Bologna e Liverpool è anche questa: da una parte una squadra super abituata a giocare per certi obiettivi, dall'altra una neofita della Champions, e questo è stato il risultato. Però mi aspettavo molto meno dal Bologna, che quindi al quale vanno fatti comunque complimenti per la partita che ha interpretato in quel di Anfield. Ditemi adesso come la pensate voi qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, ci vediamo molto presto e sempre forza Toro!